Multe pagate, bollettini delle ricevute di pagamento non inviati da Poste Italiane alla Polizia Municipale di Rocca Piemonte e scoppia il caso oltre al caos. Cittadini inviperiti e non solo quelli di Rocca Piemonte, ma anche gli utenti che hanno subito contravvenzioni negli anni 2011 e 2012 nella cittadina dell'Agro. La nostra rubrica Ufficio Reclami oggi cerca di fare chiarezza rispetto a una tematica che ha scatenato polemiche e rabbia tra la gente. Da qualche giorno, infatti, abbiamo ricevuto segnalazioni di richieste di pagamento da parte di Equitalia a ignari cittadini rocchesi e non. Questi ultimi si sono visti recapitare cartelle esattoriali che si riferiscono a mancati pagamenti rispetto a multe ricevute in particolare nel 2011. Scoperto presto l'arcano, dalla Polizia Municipale ci hanno informato che Poste Italiane non avrebbe inviato la documentazione necessaria degli avvenuti pagamenti affinché il comando non procedesse a ulteriori verifiche. Semplicemente i caschi bianchi di Rocca Piemonte, non avendo in mano il documento degli avvenuti pagamenti, ha dapprima provveduto a un avviso ai cittadini affinché portassero in sede il bollettino che attestava il pagamento della sanzione subita, ma poi, visto che molti non hanno provveduto a fare ciò, ha dovuto allertare Equitalia per riscuotere i crediti. Alcuni cittadini avevano erroneamente riferito di un tabulato che sarebbe stato trafugato al comune nella notte in cui fu commesso il furto delle carte d'identità, modulo nel quale erano presenti le prove dei pagamenti effettuati. In realtà si è trattata soltanto di una voce di marciapiede messa in giro ad arte. Cosa bisogna fare ora? Chi ha ricevuto la cartella esattoriale dovrà, entro un certo lasso di tempo, presentare ricorso con tanto di ricevuto di pagamento effettuato. Di sicuro, però, si tratta di una vicenda che ha creato e sta creando ancora confusione e discussione tra gli utenti. Quelli distratti rischiano di dover pagare la multa due volte, con la beffa di dover versare anche l'interesse maturato nel frattempo.